Boka Kotorska često se naziva zalivom pomoraca, ali i bogorodičinim vrtom i zalivom svetaca. Naime, vjekovi pobožnosti ostavili su traga kroz brojne crkve koje su tokom dugog perioda od 2500 godina podizane na ovom prostoru, a čiji je veliki dio do danas sačuvan. Ali vjekovi vjere, osim umjetnosti, arhitekturi i kulturnom pejzažu, ostavili su duboke tragove na dušama ovih ljudi. Bokelji su, da bi preživjeli, bili uglavnom okrenuti moru, bilo kao izvoru hrane, ali i trgovine i zova za novim, drugačijim svjetovima. Međutim, vezani čvrstim nitima vjere i domoljublja, uvijek bi se vraćali sa još većom ljubavlju za svoj kraj, uz duboku zahvalnost Bogu za sve što imaju. Sa dalekih putovanja, pomorci su donosili najljepše ukrase za crkve u znak zahvalnosti Bogu i želje da uljepšaju svoj kraj. Pobožnost ovih ljudi, osim oblikovanja prostora, svjedoče i sveti ljudi ponikli na ovom prostoru. Blaženi Gracija, Blažena Ozana, Blažena Ana Marija Marović i sveti Leopold Mandić. Životni, zemaljski put Bogdana Mandića, odnosno skromnog kapucina fra Leopolda, čini se vrlo jednostavnim, bez velikih događaja, dramatičnih obrta, dalekih putovanja, makar u geografskom smislu. Naime, njegov je život obilježilo putovanje kroz ljudske duše. Gotovo čitav svoj život proveo je kao ispovjednik, uspijevajući da ljudske duše iz najdubljih tama bola dovede do ljubavi i spokoja. Tiho, mirno, bez suvišnih riječi, bez osude, samo uz ljubav i vjeru. Rođen je 1866. u Herceg-Novom. Sa 16 godina odlazi na školovanje u Italiju u Udine i samostan Bassano di Grappa zaredio se za sveštenika, uzeo ime Leopold i od tada gotovo bez prekida živi u Padovi do smrti 1942. godine. Nalazimo se u Padovi, u svetilištu Svetog Leopolda Mandića. Fra Leopold je ovdje proveo gotovo čitav svoj život, boraveći u maloj ispovjedaonici 10, 12, nekad i više sati dnevno. Nakon smrti, sahranjen je ovdje u Padovi na groblju za sveštenike. Međutim, još za života on je važio za sveca. Nakon smrti, taj glas je još više ojačao, pa iz dana u dan, a kasnije iz godinu i godine, povećavao se broj ljudi koji bi dolazili na njegov grob. Iz tog razloga, 1963. godine, njegovo je tijelo u specijalnom sarkofagu izloženo ovdje u svetilištu. Iako od velikog značaja, ovo mjesto je i dalje jednostavno, skromno, tiho kapucinsko svetilište, gdje se ljudi osjećaju kao da su došli na utjehu kod prijatelja. Naš domaćin ovdje je fra Flaviano Busella. Buongiorno, fra Busella. Ci può raccontare la storia di questo posto? Možete li nam, molim vas, reći nešto o istoriji ovog mjesta i koliko se ono promijenilo dolaskom fra Leopoldo? Sì, questo è il luogo dove i frati cappuccini abitarono fin dal 1500. Arrivarono nei pressi di Padova, qua vicino, nel 1537, però vennero qui, proprio in questo posto, circa 15 anni dopo, 1554. Fecero vita normale di convento, disponibili alle necessità della gente, pronti a dare in aiuto anche alle parrocchie della città. Per questo la collocazione non è al centro, ma neanche fuori di Padova, in campagna. È proprio in prossimità al centro della città di Padova e nello stesso tempo vicina anche come punto di arrivo, di approdo, di passaggio per le persone che vengono da fuori. Questo convento si è caratterizzato per la vita normale dei frati cappuccini, che era quella di una vita di fraternità, una vita di preghiera, una vita di penitenza, una vita di disponibilità all'apostolato. Furono in questo convento, nei secoli passati, figure molto importanti,
i frati Cappuccini, cito soltanto San Lorenzo da Brindisi, e poi padre Marco d'Aviano. Padre Leopoldo fu in questo convento all'inizio del 1900, era stato qui anche durante gli anni di formazione, e da allora a oggi è proprio la presenza di padre Leopoldo che caratterizza questo convento da un secolo e qualcosa di più, quindi dall'inizio del 1900 fino ad oggi è la sua figura che ha dato senso e significato alla presenza dei Cappuccini, i quali hanno continuato a fare la loro vita. Qui c'era anche uno studentato che preparava i giovani alla vita sacerdotale attraverso gli studi di filosofia, ma nel 1900, all'inizio del 1900, la presenza di padre Leopoldo Mandic ha significativamente segnato la storia di questo convento. È diventato lui il punto di riferimento più di tutti gli altri frati, soprattutto per il sacramento della riconciliazione. Spolja ovo mjesto izgleda jednostavno, samo veliki mermerni spomenik koji dominira prostorom ispred svetilišta upućuje na sveca. To je jednostavni spomenik, liči na grubu kamenu gromadu u kojoj su uklesani detalji iz života svetog Leopolda. Postavljen je ovdje povodom 20. godišnjice proglašenja fra Leopolda svetim i svojom jednostavnošću, ali istovremeno i čvrstinom, predstavlja suštinski ono što je Leopold Bogdan Mandić bio. Na ulazu se nalazi crkva izgrađena u periodu od 1945. do 1948. jer je prethodna crkva iz 16. vijeka, koja je bila na ovom mjestu skoro do temelja porušena prilikom bombardovanja u toku Drugog svjetskog rata. Na neobjašnjiv način tada je gotovo nedirnuta ostala samo ispovjedaonica fra Leopolda i bogorodičin kip ispred koga se molio. U unutrašnjosti hodočasnici najprije uđu u jednu dvoranu koja je svojevrsno predstoblje, gdje ih statua svetog Leopolda dočekuje kao da želi izreći dobrodošlicu i pozdrav, dijelo italijanskog umjetnika Val Gardenija iz 50. godina prošlog vijeka. Odmah na ulazu sa lijeve strane izložena su i tri velika reljefa u bronzi koje upoznaju posjetitelje sa tri čuda potvrđena za beatifikaciju svetog Leopolda. U sva tri slučaja radi se o čudesnim ozdravljenjima. Iz predvorja se ulazi u malu kapelu koja je izgrađena 1963. godine, gdje se nalaze relikvije svečeve desne ruke kao spomen na brojne blagoslove i odrešenja koje je tom rukom učinio. Sa druge strane kapele izložen je sarkofag u kome se nalazi sanduk sa tijelom sveca. Jednostavan natpis, samo Sveti Leopold iz Herceg Novog. Do prošle godine tijelo je bilo unutar kamenog sarkofaga, a od tada je povodom godine milosrđa, čiji je zaštitnik bio, izloženo u specijalno izloženom staklenom kovčegu. Sigurno ovo je mjesto na kome se svi posjetioci zadrže najduže, u tišini, uz molitvu, zahvalnost, često i suze. Zatim slijede prostorije sa uramljenim zavjetnim darovima, zahvalama vjernika svecu za primljenu milost po njegovom zagovoru. Tu su ispričane čitave ljudske sudbine. Možemo pročitati priču o sreći roditeljstva nakon puno godina iščekivanja, čudesnom spasu iz gotovo uništenih automobila u saobraćajnim nesrećama, priče o ozdravljenjima kad bi gotovo svi digli ruke od bolesnika, ali on sam nije i u vjeri se molio svetom Leopoldu. Prostor na kome se živo osjeća radost ispunjenih nada, najdubljih čežnji, zahvala. Ovdje su i slike dvojice papa, pape Benedikta i pape Franja. U prostranom holu izložene su takozvane čudesne kočije. Naime, to je jedno od čuda koje se još za života pripisivalo ocu Leopoldu. 1927. godine, vraćajući se iz Lurda, kočije u kojoj je bio otac Leopold prolazila je uskom ulicom u centru Padove, kad je iznenada u punoj brzini naletila druga kočije iz suprotnog pravca. Ulica je bila toliko uska da je mimoilaženje dvije kočije u punoj brzini bilo nemoguće. Međutim, na zaprepašćenje brojnih prolaznika koji su očekivali katastrofu, sve se odigralo nevjerovatno brzo i bez ikakvog dodira kočije su prošle jedna pored druge.
Kada su odmah nakon toga oduševljeni posmatrači počeli da uzvikuju svetac, ovo je čudo, Leopold je svetac, on je samo skromno odgovorio da je to dijelo milosti Bogorodice jer se vraćaju sa hodočašća u Lourdes. Mali prostor ispovjedaonice, sačuvanje i danas izgleda identično kao u vrijeme fra Leopolda. 40 godina ljudi su dolazili ovdje sa bolom na duši, a fra Leopold znao je govoriti: "Budite mirni, sve stavite na moje ramena, ja ću na to misliti." I na sebe preuzimao molitvu, bdenje, odricanje. Ali to se ne prekida i danas. I danas rijeke vjernika dolaze u ovu malu prostoriju i svoje molitve ostavljaju na papir. Ostavljaju svoj bol, molitve, tugu, zahvale, a odu sa mirom i radošću. Bilo je savremenika njegove sabraće koji bi mu znali prigovoriti da se previše fizički iznuruje provodeći u ispovjedaonici toliko sati i danju i čak u svako doba noći ako bi se pojavio pokornik i da je osim toga previše blag prema grešnicima. A otac Leopold je mirno odgovarao pozivajući se na uzor blagosti Isuse. Još uvijek ne mogu slijediti njegov primjer do kraja, jer on je za grešnike umro na krstu. Sveske ispisanih zahvala Svetom Leopoldu danas broje više desetina hiljada, tako da više nema mjesta za odlaganje u maloj sobici pored ispovjedaonice, jer duhovne i moralne vrline svetih ljudi ne zastarijevaju, već kako vrijeme prolazi zrače sve intenzivnije reflektujući božansku svjetlost. Ljudi i dalje dolaze ovdje, čak iz godine u godinu sve više poštovalaca ovog skromnog kapucina. Sveti Leopold ili svetac ispovjedaonice, kako ga još nazivaju, obavljao je ovu svetu dužnost ispovjedi sa dubokom sviješću o značaju te misije, makoliko ona bila zamorna i komplikovana. Putovati po najcrnjim dubinama ljudske duše i uspjeti ih dovesti do svjetlosti zaista nije obična misija. Ali otac Leopold je svoje pozvanje obavljao s ljubavlju, ljubavlju za grešnika, rukovodeći se uputstvom svetog Augustina da treba voljeti grešnika, a mrzjeti grijeh. Ono što je druga značajna karakteristika rada oca Leopolda je ekumenizam. Naime, mnogo prije Drugog Vatikanskog sabora 1968. godine, otac Leopold se zalagao za ujedinjenje hrišćana. S obzirom da je odrastao u sredini gdje su katolici i pravoslavni živjeli zajedno, smatrao je svojom vokacijom ujedinjenje hrišćana. 12. septembra 1932. godine fra Leopold piše: "Od ovog momenta smisao cijelog mog života bit će da se što prije ostvare riječi našeg Gospoda Isusa Hrista. Biće jedan pastir i jedno stado." Danas je u svetilištu izložena velika slika Ulje na drvetu, rad savremenog italijanskog umjetnika, metafora osnovne ideje svetog Leopolda koju naši domaćini sa ponosom predstavljaju. Allora rappresenterebbe il sogno che padre Leopoldo aveva di andare missionario per l'unità della Chiesa, era questo il suo sogno. Allora, Germania, Istanbul, Santa Sofia, è un tempio induista, capito? Ecco, l'unità delle Chiese è rappresentata da queste Chiese, sono come dire simbolo di tutte le Chiese del mondo. Ecco. Unità delle chiese vuol dire unità degli uomini, mica delle pietre, dei mattoni, ed ecco allora rappresentata l'umanità, la razza nera, la razza bianca e la razza gialla, come strade che vanno verso la luce, verso Dio. La croce è tutta frantumata perché vuole significare il dolore umano, quindi il dolore di Cristo in croce, ma anche il dolore di tutti gli uomini, capito? Ecco. Questa distesa di grano è simbolo di una società nuova, dove c'è la pace, dove c'è l'amore, dove c'è l'amicizia, la collaborazione tra gli uomini. È un messaggio di speranza, perché ancora non ci siamo in questo mondo, perché continuano le guerre in Siria, in Afghanistan, capito, Iraq, quindi siamo lontani da questa pace. Speriamo che un giorno, se gli uomini arriveranno a dire tutti insieme Padre nostro, quello sarà il momento in cui comincerà il paradiso qui su questa terra, ma siamo lontani ancora a guardare un po' quello che succede nel mondo.
Želja oca Leopolda da ide na istok kao misionar i propovijeda jedinstvo nije se nikad ostvarila. Zbog lošeg zdravlja njegovi nadređeni su se protivili putovanju, a kad je konačno dobio dozvolu 1923. i otišao na kratko u Rijeku, stanovnici Padove, gdje je već stekao veliki ugled kao ispovjednik, protestovali su kod biskupa, pisali molbe i peticije, zahtijevali njegov povratak. Otac Leopold se pokorio odluci svojih poglavara i zauvijek vratio u Padovu. Iz pisma prijatelju naredne godine vidi se koliko je čeznuo za svojim krajem. Iz Padove ja ne mogu pobjeći. Žele me ovdje, ali ja se osjećam kao ptica u kavezu. Moje srce je sa druge strane Jadrana. Padre Leopoldo ha sempre sognato l'Oriente. Lui desiderava andare missionario laggiù, le sue terre. Amava molto le sue terre. Il suo cuore era sempre proiettato lì in Oriente. Lui desiderava tanto andare appunto missionario laggiù. Ma i superiori non gliel'hanno concesso. Perché? Perché poca salute, almeno non era un gigante. Era piccolo di statura, piccolissimo. E allora è rimasto qui, ma il suo cuore era sempre, capito, orientato lì nelle sue terre. Da li je istina da su na ulicama Padove ljudi protestovali kad je otac Leopold premješten u Rijeku? Devo dire una cosa, che quando padre Leopoldo lasciava un convento dove era stato confessore, lasciava, diciamo, un vuoto, cioè creava sofferenza nel cuore di tante persone che avvicinandolo facevano l'esperienza forte dell'amore di Dio. E quindi quando lui partiva da quel convento, ecco che tante persone venivano a trovarlo qui a Padova, ad esempio. È stato confessore a Bassano del Grappa. Bene, venivano qui proprio per rivederlo. Lasciava un vuoto. Quando è stato a Fiume, capito, perché l'avevano mandato anche a Fiume, ecco che dopo poco tempo i padovani l'hanno rivoluto qui a Padova. Lui era qui confessore, no? A Padova. L'hanno rivoluto qui a Padova e sono andati dal vescovo e hanno detto al vescovo che riportasse padre Leopoldo qui a Padova. Ecco, il superiore, il nostro superiore, ha scritto una letterina a padre Leopoldo: tu sei stato sempre obbediente, siamo certi che sarai obbediente anche adesso. Vieni qui a Padova, così sarai vicino a Sant'Antonio, un tuo fratello. Ecco, la provvidenza ti vuole qui, ritorna. E padre Leopoldo è ritornato qui a Padova, creando una gioia immensa a tutti quelli che appunto l'avevano conosciuto, avevano fatto esperienza del suo amore, della sua misericordia. Ono što također privlači pažnju posjetilaca svetilišta su i lične stvari oca Leopolda. To su jednostavni, skromni predmeti svakodnevne upotrebe koje ljudi vole da vide jer su pripadali svecu. Izloženo je njegovo svešteničko odijelo, gruba fratarska haljina, njegove sandale, predmeti koje je koristio. Pragusela, molim vas, recite nam gdje vjernici kad ovdje dođu, osim na grobu sveca, provedu najviše vremena. Što je najinteresantnije? Accanto alla tomba di San Leopoldo, accanto ai luoghi da lui abitati, come quello del suo confessionale, accanto alle sale dove possono vedere i ricordi di padre Leopoldo, gli oggetti che sono appartenuti a lui, certamente la maggior parte dei fedeli sosta qui in questa chiesa, che è l'ambiente più grande dove vengono celebrate tutte le sante messe, quindi per la preghiera comunitaria delle sante messe nei giorni feriali e nei giorni festivi, questo è il luogo maggiormente frequentato da tutti i fedeli. E questo luogo è anche il luogo della preghiera personale, dove molte persone, prima o dopo la celebrazione del sacramento della riconciliazione, prima o dopo aver visitato i luoghi di padre Leopoldo, sostano in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, davanti al Tabernacolo, davanti all'Eucaristia. Zbog čega je ovaj prostor interesantan posjetiocima? Perché direi che questa è la continuazione di quello che faceva padre Leopoldo.
Molti fedeli, quando lui era vivo, venivano qui per chiedere il suo ministero, per chiedere la sua disponibilità al sacramento della riconciliazione. Anche oggi, dopo aver pregato dove Padre Leopoldo è vissuto, dove lui ha celebrato il sacramento della confessione, molti sentono dentro il cuore questo desiderio profondo di accostarsi al sacramento della penitenza, al sacramento della riconciliazione, per fare esperienza di quel perdono, di quella grazia divina che il Signore dona a tutti che sono sinceramente pentiti, con larghezza e con la straordinaria sua misericordia. Qui ancora oggi vari confessori continuano il ministero di Padre Leopoldo, continuano ad accogliere, continuano a consolare, continuano a dare ascolto e conforto, continuano a trasmettere il perdono dei peccati. I danas fratri kapucini u ovom svetilištu ispovjedaju na način blizak ljudima, šireći ljubav i milosrđe, tako da se, kako ispred spomen kapelice u kojoj je ispovjedao fra Leopold, gdje vjernici žele da osjete svečevu blizinu, u velikom broju smjenjuju i u savremenim ispovjedaonicama koje su sada u funkciji. Ljudi iz okoline ovdje dođu na misu ili ispovjed, ali dolaze vjernici iz svih krajeva svijeta, hodočasnici, ekskurzije. Esistono i dati sul numero. Da li postoje podaci koliko ljudi na godišnjem nivou posjeti ovo svetilište? Sì. Alcuni dati, noi non abbiamo dati precisissimi per quanto riguarda l'affluenza al santuario, ma alcuni dati possiamo fornirli. In 9 mesi, dal novembre del 2016 al 31 agosto di quest'anno, i pellegrini sono stati 21.500, con una media di 2.500 al mese, e i gruppi organizzati che hanno visitato questo nostro santuario sono stati 403. Questo vuol dire in media 45 gruppi al mese. A questi vanno aggiunti poi tutti gli altri pellegrini e devoti che frequentano quotidianamente il nostro santuario o principalmente la domenica per la celebrazione dell'Eucaristia e per accostarsi al sacramento della riconciliazione. Quindi di questi 21.000 certificati possono essere moltiplicati per 4, quindi circa 80.000 persone, insomma, in questi 9 mesi. Prošle 2016. godine broj posjetilaca bio je neuporedivo veći, jer je ta godina za čitav katolički svijet, a naročito za ovo mjesto, bila posebna. 2016. godinu Papa Franjo je proglasio jubilarnom godinom, a za njene zaštitnike izabrao upravo Svetog Leopolda Mandića iz Herceg Novog i Padre Pija iz Pietrelcine. Tradicija proglašavanja jubilarne, odnosno svete godine u katoličkom svijetu postoji od 14. vijeka, kada je Papa Bonificije VIII. Proglasio prvu svetu godinu i po njegovoj zamisli trebala se ponavljati svakih 100 godina. Nešto kasnije određeno je da se slavi svake 33. godine u čast Hristovog vijeka, a od kraja 15. vijeka se definitivno ustalilo da se sveta godina slavi svakih 25 godina. U posebnim prilikama papa može izvanredno proglasiti neku godinu svetom mimo ovog reda. Upravo to se i desilo prošle godine. Naime, po redu je sljedeća jubilarna godina trebalo da bude 2025. ali je papa Franjo 2016. proglasio jubilarnom godinom, a tema godine je milosrđe. Padre Roberto, per favore, možete li nam, molim vas, objasniti šta znači godina milosrđa? Il Giubileo della Misericordia è un momento in cui il Papa Francesco ha voluto dare veramente l'immagine di Dio che è amore. Quindi tutti i cristiani, ma in modo particolare i cristiani, abbiano un'idea, diciamo, che si avvicina a quello che è il mistero di amore di Dio. Ecco, diciamo che prima c'era stato un certo tipo di educazione che non presentava il volto vero di Dio come ce l'ha presentato Gesù. Gesù ci ha presentato un volto di Dio amore, e lì sulla croce ci ha amati fino all'estremo, ci ha amati infinitamente. Purtroppo un certo tipo di educazione avevano presentato un Dio giudice, severo, lontano dall'uomo, capito? Quasi un concorrente dell'uomo, per cui se l'uomo progrediva, ecco che Dio si irritava
e quindi una visione di Dio veramente sbagliata, che è lontanissima da quello che è la presentazione che ci ha fatto Gesù, che è amore, che cerca i peccatori, che perdona sempre. Il perdono di Dio non viene mai meno dove c'è la creatura che si lascia abbracciare da questo amore di Dio. Ecco, penso che questa sia stata un'ispirazione stupenda di Papa Francesco, perché c'era bisogno e c'è bisogno ancora, perché è difficile liberarci da un certo tipo di immaginario dove vediamo un Dio giudice, un Dio che ti guarda, che ti controlla, che appena sbagli ti manda all'inferno. No, Dio è amore, infinito amore, ci dà la vita, ci dà tutto, e come possiamo pensare che Lui non ci ami? Ecco, penso che Papa Francesco volesse veramente che ritornassimo, o meglio, arrivassimo a vedere veramente il volto di Dio, in modo di essere felici di avere un Dio che è amore, che è papà, che ci guarda sempre con infinito affetto. Ecco, questo penso sia stata l'intenzione profonda di Papa Francesco. Zbog čega je, po vašem mišljenju, Papa izabrao baš Svetog Leopolda za zaštitnika godine milosrđa? Beh, ha scelto Padre Leopoldo perché Padre Leopoldo veramente ha presentato Dio come amore, capito? Tutta la gente che andava nel suo confessionale faceva questa esperienza che Dio è bontà, è accoglienza, è affetto, è tenerezza, è accoglienza. Per cui il Papa Francesco ha pensato, sì, di presentarlo come un modello di cristiano che ha capito la misericordia di Dio, l'amore di Dio, e ha riflesso, ha fatto capire ad altri questa misericordia, questo amore di Dio. Il motivo fondamentale è questo. Avrebbe potuto portare a Roma anche altri santi, ma Padre Leopoldo e Padre Pio, ecco, sono due figure che sono molto conosciute come uomini che hanno saputo dire Dio è amore, con la loro parola e con il loro modo, con il loro atteggiamento. Papina odluka o proglašenju svete godine bila je iznenađenje, a naročito je za skromne fratre kapucine iz ovog reda u Padovi bilo iznenađujuće da je baš njihov svetac, sveti Leopold, koji je vodio jednostavan, miran, skroman život, izabran za pokrovitelja ovog jubileja. To je zahtijevalo vrlo komplikovane pripreme, jer je podrazumijevalo izlaganje tijela ovog sveca u bazilici svetog Petra u Vatikanu, nakon toga putovanje u Loreto i Zagreb. Pročitala sam da je Papa prije nego što je zvanično proglasio svetog Leopolda za zaštitnika godine milosrđa, ovu svoju zamisao podijelio sa vama prilikom neformalnog susreta. Možete li nam ispričati kako je to bilo? È stato un evento veramente straordinario, che è un ricordo che porto nel mio cuore sempre, anche perché è stato non programmato, è stato in maniera un po' fortuito questo incontro con Papa Francesco. Era un'udienza generale del mercoledì, il 22 aprile del 2015. Io ero insieme con altri pellegrini sul sagrato della Basilica di San Pietro. E Papa Francesco, dopo l'udienza, ha accolto, ha salutato le persone che erano attorno alla sede da dove lui ha parlato. Quando è arrivato davanti a me, io gli avevo portato una cartolina con l'immagine di Padre Leopoldo. Ho detto: Santo Padre, conosce questo santo? E lui ha fatto mezzo passo indietro, me lo ricordo ancora come fosse oggi, e ha puntato il dito sulla cartolina e ha detto: e sarà uno dei patroni, dei protettori del Giubileo della Misericordia. Io mi ero preparato qualche notizia da dare a Papa Francesco su questo santo, sul quale noi siamo particolarmente devoti e legati, ma lui ha dimostrato di conoscerlo già, lo conosceva Padre Leopoldo ancora da quando era in Argentina attraverso i frati cappuccini che vivono lì, poi lo racconterà anche in altre interviste ad altri giornalisti. Sarà uno dei protettori del Giubileo della Misericordia. E poi mi ha detto: ma tu devi confessare come lui e devi dire ai tuoi frati che confessino come lui. Ecco la consegna che Papa Francesco ci ha lasciato.
di una grande rivelazione, una grande gioia nel cuore, anche se mi restava e avrei voluto chiedere al Papa: ma cosa vuol dire questo? Cosa succederà durante il Giubileo della Misericordia? Perché Padre Leopoldo sarà protettore, sarà patrono. Ma non ho avuto il coraggio, anche perché c'era tanta gente che aspettava di salutare, di parlare con Papa Francesco. Un paio di mesi dopo, l'organizzatore ufficiale del Giubileo della Misericordia, Monsignor Fisichella, Rino Fisichella, mi ha telefonato dicendo: guarda che il Papa vuole a Roma le spoglie di Padre Leopoldo, vuole il suo corpo a Roma in occasione del Giubileo della Misericordia insieme con quelle di Padre Pio. Io ho fatto un attimo di silenzio, stupito, non mi aspettavo certamente una richiesta del genere. Pensavo che Papa Francesco avrebbe parlato di Padre Leopoldo, avrebbe parlato del suo stile, del suo modo di confessare, che è molto simile al modo di pensare di Papa Francesco riguardo alla confessione. Invece niente di tutto questo. Papa Francesco voleva a Roma il corpo di San Leopoldo. E ho detto a Monsignor Fisichella: guardi che non è possibile, perché io so che il corpo di San Leopoldo è dentro la tomba, è dentro una bara, ricoperto soltanto con un lenzuolo. Come facciamo? Ho detto: eventualmente possiamo portare a Roma la mano destra di Padre Leopoldo, che è perennemente esposta accanto al suo sepolcro. No, no, dice, solo la mano, tutto il corpo come Padre Pio. Dakle, ovdje u svetilištu u Padovi odmah su počele pripreme za put Svetog Leopolda. Nakon ekshumacije tijela iz grobnice u kojoj je počivalo od 1963. godine, relikvije su podvrgnute stručnoj analizi. Medicinsko ispitivanje trajalo je 49 dana, a obavljao ga je tim stručnjaka, naučnika različitih struka. Il corpo di Padre Leopoldo riposava nel sarcofago, ecco, in marmo, all'interno di una bara, questo dal 1963, anno in cui era stato traslato dal cimitero cittadino di Padova. Non era mai stato esposto in pubblico e mai si era spostato da Padova. Quindi, alla notizia del desiderio di Papa Francesco di avere nella Basilica di San Pietro, ecco, testimoni della misericordia, San Leopoldo Mandice insieme a San Pio da Pietrelcina, due grandi confessori cappuccini del Novecento, è stato necessario fare molto presto per preparare il corpo per essere esposto. E dunque, tra l'estate e l'autunno del 2015, con le autorizzazioni della Congregazione Vaticana per i Santi, è stata costituita qui a Padova una commissione diocesana di una decina di persone. Cinque di queste facevano parte di una commissione ristretta medica, diretta dal professor Raffaele De Caro, ordinario di anatomia umana qui all'Università di Padova. Tutti i docenti erano parte dell'Università di Padova in diverse specializzazioni, in particolare anatomia, ma poi analisi cliniche, medicina legale e altre discipline. Ecco, questi hanno lavorato dal momento in cui è stata aperta la bara che conteneva il corpo, e quindi il 6 ottobre 2015, hanno lavorato per due mesi fino al 30 novembre 2015, questa commissione medica. La commissione medica ha svolto un lavoro molto, molto particolare di osservazione esterna, ma poi anche il corpo è stato portato in una struttura medica apposta per un'analisi anche della parte interna del corpo. Sono state praticate in particolare l'analisi della computerizzata, un'analisi interna, la TAC, tomografia assiale computerizzata, quindi 3.000 immagini del corpo di Padre Leopoldo, e che hanno permesso di confermare alcune cose che sapevamo per tradizione, per esempio che Padre Leopoldo fosse una persona molto minuta, molto piccola, ecco, che soffrisse, che fosse dolorante negli arti, quindi sono state riscontrate deformazioni agli arti proprio per l'età, ma anche per l'artrite di cui soffriva. L'analisi più profonda ha confermato invece, per esempio, il fatto che Padre Leopoldo fosse affetto da un grave tumore esofageo che lo portò alla morte
Francesco. E la cosa che ha sorpreso però anche i medici è stato il fatto che, nonostante fossero passati 73 anni all'apertura della cassa, il corpo è stato trovato in uno stato di mummificazione. Questo è il risultato, ha sorpreso per questo fatto, ma anche per altri aspetti più interni, cioè il fatto che per esempio si sono conservate alcune strutture abbastanza rare in questo arco di tempo, cioè per esempio del tessuto cardiaco, parti anche del cervello e dei dotti auricolari interni. Ecco, questo ci ha sorpreso, ha fatto anche riflettere anche noi il fatto che di padre Leopoldo si sia conservata una parte, diciamo, del cuore e dell'orecchio, perché abbiamo pensato un grande confessore come è stato veramente un uomo che ha dedicato il cuore alla misericordia di Dio e all'ascolto, ecco, di tanti migliaia e migliaia di fedeli. E quindi sembra quasi una traccia che ci abbia consegnato, quasi anche a noi come sacerdoti, ecco, di continuare in questo aspetto di ascolto e di apertura di cuore nei confronti di tante persone. Nakon obavljenih medicinskih istraživanja prešlo se na ne manje složene rekonstrukcijske zahvate. Ovaj proces je podrazumijevao odjeću i ostalu opremu kao i izradu nove maske za lice. Naturalmente non si poteva presentare, diciamo, così al pubblico il volto come era, ecco, e quindi abbiamo scelto di presentarlo con una maschera, però è una maschera che riproduce esattamente le fattezze, l'aspetto del volto. Questo perché nel 1966, nel corso di una precedente, la prima ricognizione canonica, ecco, era stato praticato un calco con la cera sul volto, direttamente sul volto di padre Leopoldo. Ecco, sulla base di questo calco che qui conserviamo, ecco, è stata realizzata questa maschera in materiale sintetico, in poliuretano, cioè un materiale sintetico rigido, piuttosto anche leggero, perché la maschera pesa 2,5 etti. Ecco, lo spessore è al massimo di 5 mm. Ecco, ma quello che sorprende anche, diciamo, confrontando anche le fotografie che abbiamo, è proprio la verosimiglianza, ecco, del volto di San Leopoldo. Questa opera, diciamo, particolare è stata realizzata da un artista di Verona, Lineo Tabarin, che si è occupato in passato anche, per esempio, della reliquia di San Pio a Pietrelcina e anche della composizione del corpo del beato Pio IX a Roma. Cosa possiamo dire ancora di questa maschera? Che successivamente alla sua realizzazione è stata praticata anche da parte pittorica, diciamo finale, è stata affidata questa a una religiosa che vive a Napoli, però croata, molto devota di San Leopoldo lei stessa. Tako spremljeno, neraspadnuto tijelo sveca u novom staklenom sanduku sa jednostavnim natpisom Sveti Leopold iz Herceg Novog bilo je spremno za proslavu jubileja i izlaganje u Vatikanu. U Bazilici Svetog Petra u Vatikanu za kratko vrijeme tijelu sveca se poklonilo više stotina hiljada ljudi, a na svečanoj misi Papa Franjo je, govoreći o godini milosrđa i ovom svecu ispovjedi kao i značaju ovog svetog sakramenta, rekao: Vi kapucini imate taj posebni gospodinov dar, dar opraštanja. Molim vas, ne umarajte se od opraštanja. Govorim vam kao brat i preko vas se želim obratiti svim ispovjednicima u ovoj godini milosrđa. Ispovjednik služi opraštanju. Ako nekad, pretpostavimo, ne možeš dati odrješenje, molim te, nemoj tući. Čovjek koji je došao traži mir, utjehu, oprost. Neka nađe oca koji ga grli i govori: Bog te voli. Njegovi duhovni napori čitavog života bili su usmjereni u dva pravca. To je ujedinjenje hrišćana i ispovjedanje. Želja da širi ekumenizam u rodnom kraju za života se fra Leopoldu nije ispunila. Ali ovih dana će se makar na kratko ispuniti želja koju je fra Leopold zapisao neposredno prije svoje smrti.
On kaže, želim da se moje siromašne kosti prenesu među pripadnike mog naroda za dobrobit njihovih duša. Septembra 2017. godine, oko 13 časova, saobraćaj u Herceg Novom je privremeno prekinut. U grad ulazi svečani konvoj sa neraspadnutim tijelom Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Brojni volonteri upućuju vjernike do Parka Boka, mjesta održavanja slavlja. Da pozdrave sveca, zaštitnika zajedništva, došli su ljudi iz Boke, ali i cijele Crne Gore i regiona, iz Hrvatske, Bosne, Albanije. Iščekuju u miru i radosti da se pomole i poklone svecu prije misnog slavlja. Slijedi liturgija dočeka. Sve se odvija u dostojanstvenoj tišini i po predviđenom planu. Ali da bi svetac došao i sve bilo ovako organizovano, bili su potrebni mjeseci priprema organizacije. Dan prije dolaska svečano imenovan park pored crkve Svetog Antuna u čast Svetog Leopolda. Prethodio je jedan dug put pripreme koji se odvijao, kao što smo mogli čuti i po riječima oca Flavijana večeras, najprije na toj službenoj razini, na razini prepiski. Znači, morali smo uputiti naše molbe, naš otac biskup u ime cijele biskupije, svećenika, vjernika, morao uputiti molbu svetištu u Padovi. Svetište u Padovi također je moralo uputiti molbu njihovom biskupu u Padovi i onda su se te molbe morale upućivati u Rim, tako da je bilo dosta na tom dijelu te, možemo reći, na razini prepiske, bilo je dosta odobrenja koja su se trebale dobiti, sigurnosti koje smo morali garantirati da je to duhovno korisno, da je relikvija osigurana u smislu da dolazi na mjesto gdje će imati sve ono što se priliči toj relikviji, štovanje, doličan prostor, lagan pristup hodočasnicima. I nakon tog službenog dijela onda su slijedili praktični, onda su kapucini iz Padove dolazili kod nas. Tražili smo najbolju moguću lokaciju, tako da smo morali tražiti i najprikladnije rješenje, koje je, evo, ukazalo se da je to ipak otvoreni prostor, park Boke. Možda je neobično u slučaju relikvije, ali nije neobično kada su velika misna slavlja, bogosluženja, okupljanja vjerskog motiva događaju na otvorenim prostorima, to se radi. Što se samo putovanja tijela Svetog Leopolda tiče, o tome su, kao i prošle godine, kada je povodom godine milosrđa bio izložen u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu i kasnije u Zagrebu, vodili računa italijanski volonteri iz organizacije Croce Verde. Oni su ga doveli do Herceg Novog, a onda u parku Boka brigu o svecu i svečanu stražu preuzela je bokeljska mornarica. Signora Antonella, molim vas, recite nam šta je to Croce Verde, o kakvoj vrsti organizacije se radi? La Croce Verde di Padova è un'associazione di volontari, conta 1500 volontari e aiutiamo, siamo operatori del soccorso, sia del soccorso di trasporto, quindi dializzati, di missioni, sia il soccorso in emergenza, quindi con l'ambulanza di 118 e copriamo la provincia di Padova e le zone limitrofe. Lo facciamo gratuitamente, col cuore, siamo impegnati tutti i giorni e tutte le notti. Perché Zbog čega se vi bavite ovim poslom? Koje je vaše osnovno zanimanje? La sua professione principale. Allora, io nella vita sono un avvocato e quindi ho un lavoro molto impegnativo, però sono quasi 12 anni che io dedico il mio tempo libero alla Croce Verde. Non è un tempo libero normale come andare a giocare a tennis o correre per ma è un tempo libero donato agli altri, un impegno, ma anche una grande serenità che uno riporta a casa per aver fatto del bene, per essere col prossimo. Quindi è una spinta, è un sentirsi. Io lo dico sempre, volontari si nasce, quindi bisogna proprio sentirselo nel cuore. Ecco, perché è faticoso, ma molto rasserenante. Ci racconta, per favore, quale sensazione è viaggiare con il santo?
Allora, per me è la seconda volta, perché l'anno scorso ho guidato il gruppo che è andato a Roma da Papa Francesco quando l'ha voluto in occasione del Giubileo come patrono insieme a Padre Pio. Quindi già l'anno scorso ho vissuto questa grande emozione, che direi si ripete ma anche in maniera più dilatata oggi, che lo portiamo nella sua terra, nel suo Montenegro, dove lui aveva il cuore, lui lo diceva sempre: io mi sento come un uccellino in gabbia, io sono qui ma il mio cuore è al di là del mare. E quindi noi gli abbiamo fatto questo regalo perché noi lo amiamo moltissimo, per noi è un santo speciale. Pred brojnim hodočasnicima, zvaničnicima i sveštenstvom Katoličke crkve iz Crne Gore i regiona, čelnika opštine Herceg Novi, odreda Bokeljske monarice, kao i građana svih konfesija u Parku Boka, priređena je liturgija dočeka. Dobrodošlicu je poželio biskup kotorski monsinjor Ilija Janjić. Ovoga povijesnoga dana radosna srca dočekujemo neraspadnuto tijelo našeg zaštitnika svetoga Leopolda. Njegovo je sveto tijelo pred nama. Ostvarila se tako njegova davna želja i spadove ne mogu pobjeći. Hoće me ovdje, ali ja sam kao ptica u krleci, moje srce uvijek tamo preko mora. Nakon toga, tijelo svetog Leopolda je sve do ponoći bilo izloženo vjernicima da se u miru pozdrave i pomole, nakon čega je preneseno u crkvu svetog Antuna, koja je bila cijelu noć otvorena hodočasnicima. Nakon što se pomole, ljudi se ostajali dugo u parku pored sveca, radosni, u zajedništvu, bez umora, iako su mnogi putovali cijelu prethodnu noć. Satima smo se vozili, ali to je zapravo radost, to je snaga, to je milost, to je jednostavno za sve nas prisutne, kao i za one koje nosimo u srcu, koje smo donijeli, za koje molimo, zaista jedna posebna radost i trajna milost i milosrđe, jer zapravo on je svetac koji daruje, koji daje, koji ne poznaje razlike među ljudima. I ako čitamo zapravo njegova djela, on kaže: nitko nije toliko blatan da nema nešto bar od zlata. Znači, svaka osoba je osoba milosti, osoba darivanja, osoba davanja i osoba koja nije za odbaciti. I koliko god da Bog ima čudnih putova, na kraju opet usliša svoje vjerne koji mu se mole i koji mu se predaju svim srcem. Tako i sveti Leopold isto bio, njegova želja ispunjena poslije smrti, ali opet je došao u svoj kraj. Iz Zagreba sam. Da, a sveti Leopold je moj nebeski zaštitnik. Evo. Dolazak svetog Leopolda nakon 90 godina i za ovaj grad je veliki, veliki Boži dar. Danas ovdje pred tijelom svetog Leopolda su prošli, poklonili se i pravoslavna braća, tako da ostvaruje se ona svetoga Leopolda da svi budu jedni. Središnje euharističko slavlje počelo je narednog dana u 10 ujutro. Misnom slavlju prethodilo je i obraćanje kotorskog biskupa. On je kazao da je sveti Leopold danas okupio sve ljubavlju i zajedništvom. Nakon biskupovog obraćanja održana je svečana misa koju je predvodio monsignor Marin Barišić, nadbiskup i metropolitan Splitsko-Makarski. On je poželio prisutnima da ih Leopoldovo milostrće preporodi i učini ljudima, hrišćanima, koji znaju tražiti i darovati oproštaj. Ovaj
milosni i povijesni događaj, toliko je radostan da nadilazi svaku našu riječ. Pozdravljam sve vas, draga braće i sestre, kršćani, katolici, pravoslavci i svi ljudi dobre volje. Sve pozdravljene. I danas ovdje je među nama svetac rođeni u ovom gradu. Ne vraća se u prošlost, nego našu sadašnjost, otvara budućnosti i želi nas učiniti svjedocima nade i budućnosti života. A propovjed je završio riječima: Veleposlaniče Božijeg milosrđa i naš ambasadore, niko nas danas toliko široko i trajno ne predstavlja na zemlji kao ti. Po tebi smo poznati u svim narodima i na svim kontinentima. Šta više, naš predstavniče i zagovorniče na nebesima, tebe molimo da nam pomogneš otkriti i iskusiti snagu Božijeg milosrđa, koje je jedino sposobno darovati nam istinski i potpuni život i suživot u dijalogu i ekumenizmu, miru i zajedništvu, radosti i ljubavi. Sveti Leopolde moli za rodni grad Herceg Novi, za zaliv svetaca, za jedinstvo hrišćana istoka i zapada, za sve nas i za čitav svijet. Uz kotorskog biskupa i sveštenike kotorske biskupije ovdje su bili i fratri iz svetilišta Svetog Leopolda u Padovi. Svečanoj misi su, baš kako bi Sveti Leopold i želio, u molitvi, ljubavi i zajedništvu prisustvovali i brojni pravoslavni vjernici, a tu je bio i zaslanik mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve. A Sveti Leopold, koji se u jednom pismu povjerio prijatelju u riječima "Moje je srce uvijek s onu stranu mora", sada je tu ispred oltara i pred ljudima otvorenog srca i pravoslavcima i katolicima, makar na kratko, bio na mjestu u kom je sanjao. I tako jedan velik čovjek, jedan gorostac ljubavi, jedan primjer žrtve za, i za jedinstvo i žrtve za brata čovjeka, on ulijeva i, možemo reći, nadahnjuje idealima koji su istiniti, koji danas nisu toliko na snazi, ali nadahnjuje nas da živimo svoju vjeru makar donekle kao što je on živio. A on je rekao da ipak mi na ovom svijetu trebamo proći tek kao sjene. Koliko smo u tom smislu nezaslužni što uopće živimo, što smo na ovom svijetu. Ali Sveti Leopold daleko više od jedne sjene. On je svijetli primjer čovjeka Božjega koji nadahnjuje, inspirira, potiče, ohrabruje stotine, stotine hiljade vjernika, ljudi iz cijeloga svijeta. I danas je među nama. Misom ispraćaja koju je predvodio kotorski biskup, uz zvona, svijeće, molitve, uz blagoslovi i pjesme hvale svecu, u svečanu pratnju odreda Bokeljske mornarice, domaćih i volentera Kroće Verde i kapućina iz Padove, brojnih sveštenika, časnih sestara, vjernika, svečanom procesijom kroz grad, u miru i pobožnoj tišini punoj poštovanja, ispraćen je sarkofag sa tijelom Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Preko Dubrovnika, Splita i Rijeke vraća se tamo gdje je i proveo život, u svoju Padovu. A u Herceg-Novom su svi koji su došli da mu se poklone, ostvarujući svečev san, makar dva dana, bili jednom.